in recensione richiesta tramite donazione Patreon da Mark Miller, che mi chiede di parlare di un disco del 1999, quindi recivideo musicale, donazione per una recensione musicale. Il disco del 99 è l'omonimo di Ricky Martin, mi pare il quarto o quinto disco, il primo era del 91, questo è del 99. Ora, Ricky Martin per me è una classe abbuffonata creata dalle case discografiche per vendere con un falso mito anche, oltretutto, vendendo proprio il grande macio in questo disco del 99 che conteneva la canzone scritta da Desmond Child, che poi aveva fatto i maggiori successi Bon Jovi, Aerosmith, pensate, Living la Vida Loca. Ha venduto milioni di copie questo disco, ho provato a scortarlo questa settimana una o due volte al giorno, mi sentivo più o meno come dentro il tritacarnone di Fracchia contro Dracula. Una canzone più brutta dell'altra, il duetto con Madonna è da vergognarsi, produzione talmente lambiccata che fa questo Latin pop talmente brutto, talmente risentito, proprio musia orribile, per me è musia di merda, cioè per me proprio fa veramente stracà. Poi capisco che gli possa garbare questo tipo di roba lì, però secondo me è proprio un dance pop latino livello di squalidissimo, di un livello veramente miserevole. Questo c'ha una voce orribile, tutta filtrata, tutta rifatta chiaramente, si sente proprio poverino, danzereccia, ballonza, e nel mezzo a Villa Villa Talk e tutti gli altri singoli noi ci siamo dovuti puppasto Ricky Martin per almeno una decina d'anni. Per me musicalmente fortunatamente ce lo siamo levato dai coglioni, vabbè che ne è arrivato un altro uguale che fa calo stesso, cioè è ciclica la merda per le case discografiche al 99% di quello che ci propone band, e Ricky Martin non faceva alcuna differenza tra questo veramente insopportabile sia come personaggio che come canzoni, e questo disco è veramente orribile. Ora io non so se questo Mark Miller gli piace veramente o se qualcuno nel mondo che abbia un minimo di gusto musicale gli piaccia davvero questo Ricky Martin del 1999, che per me è più o meno come una piaga, una delle piaghe è più o meno mandate da Dio per distruggere l'umanità. Ecco, e questo è Ricky Martin 1999, ormai non usa più ammazzare primogeniti e fa queste cose, li usa manda in terra il primo disco di nemmeno il primo, il quarto, quinto disco di Ricky Martin. Quello che discuto è che questo disco vi ha venduto milioni e milioni di copie e che c'è anche qualcuno che lo descrive come un buon disco. Boiade, meno male li pagano anche per fare critici musicali. Questa è monnezza della peggio, spazzatura di bella troiaiata che trovi in mezzo alla strada da una settimana, dove ci si sono rigirati due o tre piccioni morti e hanno creato quella poltiglia schifosa dove ci ha piovuto e inoltre dopo ci ha seccato, ci ha inumidito, ci ha fatto la neve verdiaccia, e quella rimane sotto è il disco di Ricky Martin. Ecco, più o meno è questo quello che penso di questa grandissima opera del 1999, che questo Mark Miller andrà all'inferno sicuro per avermela fatta ascoltare, per recensirla.